ottima punizione per la Juve. Sentendo il tizio dell'arbitro. Una bellissima partita. Vabbè. Figurati se, se succede quello che dovrebbe succedere. Vabbè, Dybala, punizione. Deviata, ma è finita. Non ci danno l'angolo. Fischia prima. Ma finisce qui, non c'è più tempo. Protesta il giocatore della Juve. 96esimo e 30 l'arbitro. No, no, non protestiamo. Non protestiamo. Questa è la rabbia che dovremmo avere noi per non averla vinta questa partita. Avevamo tutto, tutto noi dalla pressione. Infatti non è arrivato il risultato che volevamo. Noi che non ce li possiamo più permettere questi pareggi negli scontri diretti. Questi sono tre punti per il Napoli, non sono punti per la Juve. Finisce qui, finisce 1-1 la prima partita del 2022. Mi ero promesso a me stesso non urlare adesso che c'è un po' di tosse. Non ce la fai, c'è il raffreddore, c'è il naso chiuso. No, non sono positivo al momento. Speravo di essere più positivo per aver visto la Juve. Ma cosa dobbiamo dire? Il ritorno di Chiesa, il ritorno della felicità, il ritorno di non so che cosa, di quello scarico di adrenalina che c'è nel vedere Chiesa che oggi permette alla Juventus di recuperare a metà una partita, perché la Juventus quando va sotto, figurati se riesce a vincere una partita di calcio. Non ce la facciamo, non ce la facciamo. Non riusciamo a fare due gol nella stessa partita se andiamo sotto nel punteggio. Figurati se potevamo farlo contro il Napoli. Proteste inutili per una punizione che neanche c'era. Dybala si prenderà il giallo. Si era anche mezzo buttato per la punizione con Juan Jesus. Polemiche inutili, dobbiamo essere più incazzati con noi stessi ad aver giocato meglio gli ultimi minuti. Grande Napoli, va ricordato per questa partita. Gli elogi vanno fatti. Non sono le caculi per niente, ma solo per riconoscenza di una squadra che, nonostante la roba di aver messo in campo Rachmani, Zielinski e Lobotka, hanno giocato una grande partita. Tutti gli altri componenti, Goulam stesso, Demme che è la riserva della riserva di Ruiz, e Anguissa che non ci poteva essere a prescindere, Dybala che è entrato alla fine, ci ha provato a dare una scossa. Non potevano giocare dall'inizio sia Dybala che il signor Chiesa, che Chiesa ormai per noi è come l'elettromagnete che tiene in vita Stark. Sì, spoiler, Stark mi sa che ormai è morto da un po' di tempo, ma la stessa energia che ci trasmette è quella lì, è il nostro palladio di cui abbiamo bisogno, che poi è servito per fare un punto, il punto che sa di occasione persa, perché onestamente in casa tua, ora come ora, questa partita, guardi chi gioca, chi non gioca, l'hai giocata, sei stato accontentato e alla fine ne esci con un punto fatto in due partite con il Napoli, quindi scontri diretti del Napoli a favore, Napoli squadra che sarà sicuramente quella che dovrai andare a prendere per rubargli il quarto posto, per provare questa volta, a vedere se ti riuscirà un'altra volta di arrivare in Champions League davanti a questa squadra, cosa non scontata perché l'altra squadra prendibile è l'Atalanta in questo momento. Il Milan ha appena vinto un big match con tre quarti di difesa out con la Roma 3-1, quindi che c'è da dire? Che partita ho visto? Una partita che mentiva nel primo tempo, perché l'avevo vista molto bene questa Juve, molto bene, mi ha fatto molto più piacere vedere il primo tempo sotto della Juve, dove in realtà proponevamo un pressing alto, l'unico errore molto passivi nella fase dove il Napoli andava a concludere, ci schiacciavamo e il gol arriva da quello, un Politano che va a schiacciare Alexandre, insomma la difesa della Juve con un Insigne che si permette tranquillamente oggi di regalare spettacolo nella sua ultima allo Stadium, a meno che ci sarà una semifinale di Coppa Italia, non so se sarà raggiungibile per noi, magari per loro sì, ma lo vedremo solo con il tempo, visto che tutti dicevano l'ultima di Insigne con la Juve, vedremo, magari in Coppa Italia ci sarà un bis. Detto questo, c'è successo quello che è successo, lì si possono dare le colpe, Szczęsny, era un gol che comunque sia, tu puoi subire un gol dal Napoli, è ovviamente logico che non basta, e non basterà alla lunga riuscire ad arrivare tra le prime quattro quando ovviamente subendo un gol non ti riesce a vincere la partita. Le occasioni le abbiamo avute, certo, è Morata tantino una volta e Ken un'altra, una di testa, una di piede, ovviamente la precisione non c'è stata. C'è da dire che io in questo nuovo anno non voglio parlare di Bernardeschi come un giocatore che si elogia per fare un passaggio, oh mio Dio, Bernardeschi piglia 4 milioni all'anno. Deve essere un giocatore titolare o meno della Juve, ma un giocatore da Juve, un giocatore da Juve si deve pretendere cose da lui importanti, basta i mini elogi. Bernardeschi oggi si è comportato bene, a metà, ha sbagliato quando c'era bisogno di fare il giocatore cattivo davanti alla porta, va ricordato. McKennie dopo 4 minuti ha un'occasione grossa come una casa di testa davanti al portiere, che lì cambia la partita, lì bisogna essere cattivi e spietati.
Ovviamente, però Allegri, che lo rimprovera e dice mamma mia come si fa a sbagliare un gol del genere, bisogna anche capire che nei big match, per vincere le partite, può anche succedere che ti mangi dei gol e non che a ogni occasione segni e con un gol ti basta vincere. Questo deve essere chiaro, perché in conferenza stampa io ti posso dire tutto, ti posso dire il discorso attaccante, il fatto, ma non mi puoi dire che statisticamente la Juve, come tu dici, c'ha un attacco fondamentalmente tra con numeri offensivi e realizzativi giusti, perché anche la stessa Sampdoria c'ha i nostri stessi gol. La coppia lì davanti, Morata più Kjaer più Dybala, ha realizzato insieme i gol che probabilmente si fanno insieme Gabbiadini, Candreva, Caputo o anche l'Empoli, che in questo momento viaggia con più gol di noi e non ci vuole molto. Quindi in conferenza stampa sì, ribadirà il concetto e ci sono dei momenti in cui bisognava soffrire e bisognava trovare dei momenti in cui bisogna capire che la squadra fiutava la difficoltà. L'altro lo dirai in conferenza stampa sta cosa, la dirai, ne sono convinto. Io comunque, al di là di questo, oggi sono un po' polemico perché sono con voce pesante, mi mancava terribilmente anche arrabbiarmi per la Juve, anche se sembra brutto da dire mancarsi per arrabbiare, per arrabbiarsi di una cosa, una metafora assurda. Ma sì, la Juve il primo tempo l'aveva fatto bene. A me era piaciuta l'idea di venire a prendere alti, di provare a farla, di vedere un Locatelli che entrava letteralmente in pressione dentro la loro area di rigore, di vedere un De Ligt anche lui convinto. C'era Rugani che oggi ha avuto un test importante e occasioni importanti per come abbiamo difeso. Ovviamente Rugani non doveva fare grossi compiti perché il centrocampo si schiacciava praticamente a creare una seconda linea accanto alla difesa, la seconda muraglia, la seconda linea, che non è funzionata nel gol fatto dal Napoli, perché lì Insigne ha fatto quello che voleva e nessuno si sarebbe potuto apprendere. Juve che quando soffre non sa più soffrire da squadra esperta, con giocatori che forse messi lì in mezzo al campo, dove un allenatore gli chiede stai lì, soffri e poi aspetta, di non te lo puoi permettere, non può essere abbiamo un giocatore che può essere lì messo in campo da in grado di murare tiri, fare cose, e risiamo sempre alle solite. È stato un miracolo vedere dei cambi giusti da parte di Allegri e dire vabbè, almeno ha tolto ha messo Bentancur e non ha tolto McKennie, ma ha tolto Rabiot. Avevo paura di vedere in campo ancora Bentancur con Rabiot e di veder tolto un McKennie che non ha ingranato alla perfezione, non ha dato quella fantasia, quella, come dire, frizzantezza che ti voleva da Chiesa. In due fate la Big Bubble più la Coca-Cola probabilmente. Però Chiesa, ovviamente c'è anche quel difetto che molte occasioni quando si incaponisce non guarda chi c'ha accanto. Ovviamente mi sembra tanto brutto dovergli ricordare qualcosa di negativo. Al gol sono venuto giù con tutta la voce che mi era rimasta, perché Chiesa l'anno scorso lo iniziò, se non sbaglio, con tre gol nelle prime due, cioè aveva l'Udinese e a San Siro fece due gol. Qui è partito con un gol lo stesso, peccato che lì il gol valeva 3 punti, qui il gol vale solo un punto. Perché non c'era Ronaldo, in questa squadra che magari dal 70esimo al 90esimo noi non abbiamo fatto più niente, perché occasioni gravi alla mano, ricordo un cross di Dybala dove Ken non ci è arrivato, Ken che entra in campo per 15 minuti, ogni volta lo vedi che vuole la palla sui piedi, ma arrivano tutti i difensori che lo anticipano, ecco. Non siamo bravi nella comunicazione, nel passaggio finale, quando abbiamo la palla dentro l'area di rigore vogliamo buttarla dentro, ma anche se ci fosse l'occasione di un passaggio, perché siamo così poveri, morti di figa si dice, no? Noi siamo morti di gol allo stesso modo, uguale, con la stessa proporzione, che siamo lì davanti alla porta e abbiamo la vista annebbiata e ovviamente sbagliamo e magari quando abbiamo costruito una bella azione cerchiamo di fare l'ultima giocata e ci viene sempre male. Perché per il resto oggi, per attenzione, anche già giocatori come Rugani, Alessandro anche, hanno sbagliato solo nel gol. Per il resto è stato l'atteggiamento generico che tende a essere troppo passivo quando gli altri hanno la palla e vogliono provare a fare gol, che ti lascia sempre un po' così. Anche dopo aver fatto il gol, quanto è durato quel momento di pressione da dire siamo allo Juventus Stadium, dobbiamo ribaltare sta cazzo di stagione, dobbiamo andarle a vincere tutte, perché se non le vinciamo anche meno di poche tutte, bruttissima da dire, non ci basterà per arrivare quarti. Oggi, quanto stiamo da Napoli? 5 punti in casa tua, con tutte queste assenze, non ti ricapita più. Perché poi con l'Atalanta devi andare a San Siro, col Milan devi andare a San Siro, e non so quanti big match riusciranno a perdere anche le altre.
quest'anno è tosta. E questo big match, perderlo, non dico che è una sconfitta, perché si poteva anche perdere in modo... si poteva pareggiare in modo peggiore. Peggiore. Vabbè, dai via, basta, basta, basta. Domani con le pagelle riassumiamo il tutto. Guarda il gol, guarda, una passeggiata gli facciamo fare. E poi quell'altro, madonna santa, trovategli un porto in Brasile, scaricatelo tra Rio de Janeiro e Brasile e tiratecelo, anche se sì, fanno rivedere lo slow motion Szczęsny e De Ligt. No, è normale subire un gol dal Napoli, non andate a rivedere lo slow motion. In Inghilterra le partite finiscono 4-3 ed è più bravo chi fa più gol dell'altro, non chi subisce meno dell'altro. Il Napoli è la migliore difesa del campionato, adesso no, raggiunta dall'Inter, ma basta riguardare questi dettagli e basta Allegri farglielo pesare. Bisogna pensare a migliorare come tenere la palla noi e avere quei possessi di palla prolungati che oggi il Napoli aveva e aveva anche all'andata, anche se l'assenza all'andata ce l'avevamo noi. Basta, rigori, non rigori, Mertens, De Ligt, nulla, basta. Grande partita di calcio, grandi ritmi, la poteva vincere chiunque. Allora a Napoli, per la squadra che ha permesso di fare questa partita scendendo in campo così con onore. Bella.